da noi arrivano coppie da ogni regione d'Italia, anche fuori dall'Italia. Studio Medico, buongiorno. Un appuntamento, cosa preferisce, di persona o facciamo una Skype? Io le propongo le 18 come pomeriggio, così c'è anche suo marito, ma eventualmente in casi eccezionali il prof le Skype le fa anche di sera, eventualmente dopo le 21. No, non si deve preoccupare assolutamente della distanza. Guardi, le più belle gravidanze le abbiamo avute con persone che venivano da fuori, da Cuneo, da Firenze, quindi stia assolutamente tranquilla. Che vuol dire questo? Che non bisogna avere paura della distanza o immaginare che la soluzione sia ugualmente con il centro sotto casa, perché quello che conta veramente è la personalizzazione della diagnosi e della terapia, che intanto può avvenire con un primo colloquio online che dura almeno un'ora. Nel maggio 2020 ho avuto così voglia di scrivere, di approfondire e fissare un colloquio via Skype. Così abbiamo fatto, e il professore appunto ha analizzato tutta la nostra, i nostri percorsi, tutte le nostre analisi, tutto. Poi, anche quando si dovesse fare una fecondazione assistita, bene, il monitoraggio si può eseguire benissimo con il proprio ginecologo e con un laboratorio che ci dà i risultati giorno per giorno, e noi 7 giorni su 7 possiamo dare le terapie. Anche la lontananza per me non è mai stata un problema veramente, e non ho mai avuto problematiche, perché l'importante comunque nella mia città è riuscire a trovare un buon laboratorio o ambulatorio che ti fa le analisi a sangue e una ginecologa che ti fa comunque i monitoraggi. Quindi tutti i mesi io facevo queste analisi per vedere appunto com'era l'andamento. Ecco, l'estradiolo e anche il progesterone, che è a un livello di guardia ma comunque buono. E quando dobbiamo fare la fecondazione anche assistita, il giorno prima si può essere nel centro, si svolge tutta la parte più tecnologica e più complessa da noi. In fin dei conti il pick up, il transfer durano poco, e allora tutto il resto del tempo può essere goduto in questa splendida città. Dopo qualche giorno si esegue il transfer e poi la coppia può ritornare alla propria residenza ed essere continuamente ancora seguiti da noi in qualsiasi momento, attraverso le email, attraverso il telefono. Non si è davvero lasciati soli in un momento così delicato.